Bentornati a tutti su Pokémon Zaffiro Alpha! Nella scorsa parte eravamo appena arrivati a Ciclamipoli, quindi sì, ci aspetta una grandissima perlustrazione riguardante questa città, perché da quanto ho visto è cambiata tipo radicalmente? Esatto. Allora, parliamo con un po' di persone. Io sono la più giovane delle quattro sorelle de Bussola. Di qua si va al percorso 110, un percorso originale in cui si trovano la pista ciclabile e la quizzoteca. Quindi troveremo quattro di queste vecchiette in ogni angolo della città per darci indicazioni in base al punto in cui dovremo o sostare o arrivare. Allora, qui dentro cosa c'è? Ah, c'è un ristorante. Ok. Ehi, allenatore, è la prima volta che vieni qui. Quest'area ristoro è molto particolare. Per mangiare ci sono regole ben precise. Io ci vengo spesso. Lascia che ti spieghi come funziona. Primo, vai al banco e ordina qualcosa. No, davvero. Non l'avrei mai detto. Puoi scegliere fra tre menu. Una volta ordinato ti verrà consegnato un ricevitore. Secondo, attendi il tuo piatto. Ogni ordine ha un suo tempo di preparazione. Trovati una sedia libera e aspetta che sia pronto. E qui viene il bello. Mentre aspetti, qualcuno verrà a reclamare la tua sedia e ti sfiderà in una lotta. Se vuoi mangiare, dovrai difendere il tuo posto. Terzo, mangia. Quando il tuo ordine è pronto, il ricevitore ti avviserà. Vai al banco a prendere il piatto e buon appetito. Che ne dici? Non è poi così complicato. Già che ci sei, vuoi ordinare qualcosa? Io ti consiglierei un panino villaggio. È una novità arrivata da poco dalla regione di Yunima. Ed ecco qui un altro riferimento ad Yunima. È un piatto appetitoso, i bambini appassionati di lotte in singolo ne vanno matti. Beh, ci vediamo. Spero che ti divertirai nell'area ristoro Ciclamipoli. Quindi questo qui diciamo che è un ristorante simile alla catena di ristoranti che si trova nella grandissima metropoli che è Luminopoli, ovvero la grandissima metropoli di Kalos. Vabbè, per adesso non mi va di ordinare nulla perché abbiamo parecchie cose da fare ed io direi di iniziare la nostra esplorazione verso Ciclamipoli da questa parte in poi, tipo da qui, ok? Qui troveremo il centro della città con un riferimento molto particolare a Kalos, Torre Prisma, eretta a testimonianza dell'amicizia che unisce Ciclamipoli e Luminopoli, la famosa metropoli della regione di Kalos. Quindi hanno portato anche qui un piccolo riferimento di Kalos, cose abbastanza strane. Allora, direi di andare al centro Pokémon a curare i nostri Pokémon, perché non stavano molto bene. Ok, ci siamo. Prima di uscire volevo parlare con questo tizio qui. Ciao, sono Strambi, il contastorie. Con le mie parole posso farti sognare, vuoi provare? Ah, sì? Quando guardo il tramonto mi viene sempre nostalgia di casa, anche a te. Ma ogni tanto. E senti anche questo. Chissà com'è il fondo del mare, mi piacerebbe vederlo almeno una volta. Anche a te piacerebbe vederlo, vero? Sì. E senti anche questo. Ho comprato pastelli di 120 colori diversi. Che dici, basteranno per colorare il mondo? Ma perché ti fai così tante domande, amico? Questo è tutto, direi. Grazie per avermi ascoltato. In cambio, lasciami condividere con te il mio potere O. Oh oh! Quindi adesso possiamo usare il potere velocità a livello 1. Adesso, a cosa servono i poteri O? L'avevo anche spiegato nella guida Pokémon X. Vabbè, adesso ce lo spiega lui. I poteri O sono dei poteri misteriosi che puoi usare tramite il PSS. Grazie a essi puoi rendere più potenti i tuoi Pokémon, oppure aumentare i soldi ottenuti dopo aver vinto una lotta. Utili, no? Per di più puoi estendere i loro effetti positivi anche ai tuoi amici. Non è favoloso? Sì, è favoloso, sì. Ed io non ho ancora effettuato una connessione sul PSS, cosa che farò magari in futuro. Magari mi troverete online. Ok, magari mettiamo il notiziario che fa più figo. Siamo ancora in città, quindi il Navidex non è necessario. Dunque, da questa parte troveremo anche il Poké Market, dove praticamente mi ha stupito. Cioè, allora, prima di farvi vedere una cosa, lei ci darà un MT.
Ehi tu, ti piacciono le montagne russe e i salti nel vuoto? Sì. E vai, lo sapevo che eri uno tosto. Io e te parliamo la stessa lingua. Prendi questo in segno della nostra amicizia. E otteniamo la MT-58 che contiene caduta libera. Quindi grazie mille per questa fantastica MT. Inoltre da questa parte potrete trovare facilmente una vasta scelta di MT molto forti ed importanti. Abbiamo tipo veleno shocker, assalto facciata, calcio basso, raggio scossa che servirebbe tipo tantissimo per mio Electrike, battiterra, coda drago e cresci pugno. Allora, cresci pugno mi hanno consigliato un bel po' di persone, inoltre l'ho anche scelta su Pokémon Omega, su Pokémon Rubino Omega, per quanto riguarda il mio starter, quindi la comprerò, sì, la comprerò, per farla prendere al mio Grovyle. Perché adesso devo far apprendere questa MT al mio Grovyle? Per il semplice fatto che all'interno della palestra ci saranno presenti, o meglio, dei Pokémon di tipo ferro barra elettro, perché Walter tratta questo genere di Pokémon. E quindi sarà tutto un pochino più facile con questa MT. Cioè, nel senso, è una mossa di tipo lotta che magari mi facilita all'interno della palestra il tutto. Allora, adesso sono indeciso su togliere, magari togliamo attacco rapido, non lo so, togliamo inseguimento, tanto sono due mosse che andranno via comunque. Ok, impariamo cresci pugno, quindi perfetto. Usciamo dal Pokémarket perché abbiamo ancora parecchie cose da esplorare, quindi restate con me. Allora, da questa parte a sinistra avremo un lungo corridoio che non so se è il primo sinceramente. Allora, un attimo, iniziamo da capo, che sarebbe qui tipo. Allora, abbiamo lui. Ciclamipoli è la città ideale per i ciclisti. Ci sono un sacco di posti per parcheggiare le bici e la pista ciclabile è vicinissima. Appunto, a proposito di bici, devo anche andare a prendere la mia prima bici, perché potremmo anche fare cambio, sì. Dunque da... No, no, dove vai? No, ok. Scusatemi. Allora, da questa parte... Tu chi sei? Che mi dici? Una volta Una volta svolgevo qui la mia attività, ma ho dovuto chiudere bottega. Mi sono rimasti ancora dei premi. Se li vuoi sono tuoi. Quindi... sì. Grazie. Oh, otteniamo la bambola Trico. La bambola Torchic e, vabbè, ovviamente anche la bambola Mudkip, che serviranno ad abbellire la vostra base segreta. Quindi fantastico, grazie mille. Un sincero grazie a tutti e ai miei affezionati clienti. Il proprietario del casinò dice... No! Il casinò ha chiuso i battenti, non ci credo. Quanto mi dispiace. Vabbè, fa niente. Da questa parte... E che caspita, eh? Questa grafica in 3D. Caffè bel canto, per chi ama un buon caffè la buona musica. Ok, entrando la barista vi consegnerà un MT se non erro. Ciao, benvenuto al caffè bel canto. Ogni tempo la sua canzone, ogni canzone il suo tempo. Quale melodia descrive meglio i nostri tempi? La MT-48 che contiene coro. Fantastico. Ok, uscendo dal caffè troveremo una scalinata che porta su sul terrazzo. E poi, vabbè, insomma, ci sono ancora altri negozietti. Benvenuto! Questo negozio è specializzato in specchi. Beh, a dire il vero, ci sono anche molte stramberie che il mio marito si è procurato chissà dove. Non tutti gli articoli sono in vendita. Per esempio, a sentir lui, questo specchio è speciale, è fatto apposta per Tornadus, Tandurus e Landorus. Ma chissà se è vero. Ah, ok. E tu? Vuoi spendere delle poche miglia per ottenere dei premi? No. Oh sì, vediamo un po'. Che premi ci sono? Ok, ho dei poche miglia. 11. Ah, latte mumu. Ci sono degli oggetti base che si possono anche prendere al Pokémon Market, a parte le caramelle rare. Tu cosa mi dici, bellezza? Questo è il posto più bello di Hoenn per passare le giornate bighellonando e curiosando in giro.
Beh, anche se effettivamente non la ricordavo proprio così Ciclamipoli ai tempi di 12 anni fa. Ehi, hey, benvenuto! Questo è un centro di riflessologia. Facciamo un massaggio... Oh, i massaggi ai Pokémon! Sì, voglio fa... Voglio un massaggio, ora. Oh... Dovete sapere che i massaggi aumenteranno la vostra amicizia con il vostro Pokémon. Ecco fatto. Questo massaggio che gli hai regalato, il Pokémon ti si è affezionato un pochino di più. Quindi fate i massaggi ai vostri Pokémon, sì. Computer, autenticazione non riuscita. L'uso dell'ascensore riservato esclusivamente agli inquilini del Residence Ciclamipoli. Quindi grazie per avermi fatto entrare. Ok, dunque, da questa parte... Cellino. Cellino. E questa è la palestra. Zio, per favore. Oh, è suo zio. Voglio affrontare questa palestra per misurare la mia forza. Posso? Ti prego. Lino, non essere impaziente. È vero, da quando hai ottenuto il tuo Pokémon con te... Da quando hai il tuo Pokémon con te sei diventato molto più forte. Ma non pensi che sia ancora presto per sfidare allenatori in gamba come quelli di una palestra? Ma io posso farcela. Io e Ralts insieme possiamo battere chiunque. Oh, si è accorto di me. Oh, ciao Dark. Io e il mio Ralts siamo diventati molto più forti dall'ultima volta che ci siamo visti. Vorrei che mio zio lo capisse. Ti va di lottare con me? Te lo chiedo per favore. Ok, grazie Dark. Bene, noi siamo pronti. Ralts, dobbiamo assolutamente vincere. E mi stupisca ancora di più il fatto che Lino abbia ancora Ralts e non un Kirlia. Ok, parte la sfida di Lino allenatore che mette in campo Ralts. Mio Dio, quanto è carino il suo sprite. Amo troppo quando annuisce. Non lo so, è troppo simpatico. Ok, va bene. Usiamo Cresci Pugno, voglio testare questa mossa. Spam! Vabbè, anche se non fa poi così tanto danno. Ma dovete sapere che aumenta l'attacco, quindi è ottima, molto ma molto ottima. Vabbè, comunque sia. Facciamo sul serio. Fendifoglia, dai. E K.O. Ralts. Addio, Lino. Electric sale anche a livello 16. Ok, Segugio. Ok, no. Dovrebbe apprendere mosse un po' più potenti, ma per adesso. Ok, sconfiggiamo Lino e andiamo avanti. Wow, Dark, la tua forza è strabiliante. Grazie mille, modestamente. Ok. Oh, è deluso. Zio, ho deciso di tornare a Mentania. Grazie, Dark. È difficile diventare dei bravi allenatori, vero? Non basta allenarsi insieme ai Pokémon. Essere un allenatore ha un significato più profondo. Lino, non buttarti giù. Niente ti impedisce di continuare a migliorare. Dai, andiamo a casa, ti stanno aspettando tutti. Va bene. Dark. Io continuerò ad allenarmi e diventerò molto, molto più forte. Grazie a questa sfida ho capito quali sono i miei limiti, quelli di Ralts e molte altre cose. Quindi, allora, Dark, se per te va bene... Vorrei considerarti il mio Ah, no, scusa. Niente, non importa. Oh, dai. Voleva considerarmi, diciamo, il suo rivale. A presto. Ma poverino. Dark, ora capisco. Sei tu l'allenatore che ha aiutato Lino a catturare il suo Pokémon. È merito tuo se Lino è diventato così positivo. Grazie. Come segno di riconoscenza vorrei darti questa. Oh, teniamo la MN06 che contiene spaccaroccia. Quindi grazie mille, zio di Lino. Se trovi un masso inclinato sulla tua strada, puoi frantumarlo usando la mossa spaccaroccia. Bene, adesso è meglio che vada anch'io. Se ti capita l'occasione perché un giorno non vieni a trovarci a Mentania, Lino ne sarà felice. A presto, allora. Quindi... Mentania, tanto per rinfrescarvi un pochino la memoria, si trova a sinistra da Ciclamipoli, città che tra l'altro andremo a visitare non nella prossima parte, ma molto probabilmente alla fine dopo aver battuto anche Walter.
Allora, qui cosa abbiamo? Teleciclamipoli, il canale più seguito di Owen. È anche l'unico. Ok, andiamo un pochino a visitare. Benvenuto, questi sono gli studi di Teleciclamipoli. Qui realizziamo i programmi televisivi che vengono trasmessi in tutta Owen. Prego, fai pure un giro con calma. Aha, grazie per l'accoglienza. Oh, qui troviamo proprio gli studi. No, posso anche sedermi. No, dai, non ci credo. Adesso conduco io. Ci sono dei testi usati per l'angolo degli acquisti. Che aspetto succulento. Me lo mangio subito. Oh, cosa? Una sfida? Qui si mangia e si è mangiati. Piatti deliziosi e lotte bollenti. Area di Soro Ciclamipoli, la mensa dei più forti. Siamo aperti tutti i giorni. Aggiungerei dal sabato alla domenica. Che figata. Diciamo che c'è tutta quanta la direttiva. Vabbè, ma non credo... No, non ci sono comunque strumenti nelle vicinanze. Allora, bene, bene, bene. Qui c'è un altro ascensore che è bloccata. Di qua cosa abbiamo? Ehi, che caspita questa visuale in 3D, oddio! In 3D, di. Casa esami di Owen, esami di lotta in corso. Andiamo a vedere. Oh, che succede? Ehi tu, aspetta un momento. A vederti sembri un allenatore davvero in gamba. Questo è per te, accettalo senza fare complimenti. Oh oh, otteniamo il registra dati, con la quale potremo registrare tutte le nostre future Wi-Fi battle. Per chi appunto volesse saperlo, sì, porterò delle Wi-Fi battle in futuro, dopo aver finito il gioco magari, dopo essermi fatto un team competitivo decente. Bene, qui cosa abbiamo? Cartellino, fatti leggere. No, io odio questa grafica quando è tipo... Bah, non lo so. L'invenzione del secolo, l'invertilotta. Questa fantastica macchina sviluppata da un geniale inventore è in grado di invertire le compatibilità di tipo Pokémon... di tipo dei Pokémon. Ad esempio, le mosse di tipo fuoco in genere sono super efficaci contro le Pokémon di tipo erba, giusto? Usando l'invertilotta invece è sorpresa. Ma che... Aspetta, tu non mi dai niente? Ehi, tu conosci l'abilità rompiforma? Sì, la conosco. Molto utile nel competitivo, credo. Ok, oh, qui troviamo il... troviamo Clelio, che ci darà finalmente la bicicletta. Parliamo col proprietario. Bene, bene. Chi abbiamo qui? Un cliente molto energetico. Io? Mi chiamo Clelio, sono il proprietario del negozio. Le tue scarpe da corsa sono molto sporche, vieni da lontano? Sì. Mi stai dicendo che vieni da Albanova? A Cipicchia, ne hai fatta di strada? Con una delle mie bici potresti andare dove vuoi, con la brezza che ti accarezza il viso. Sai cosa ti dico? Ti regalo una bici. Oh, aspetta un attimo, dimenticavo di dirti che ci sono due tipi di bici. La bici da corsa e la bici da cross. Allora, la differenza, la bici da cross potremmo fare impennate ultra mega iper belle, fare dei saltelli in giro per la regione di Owen, invece con la bici da corsa potremmo sfrecciare, come ha detto lui, con il vento che ci accarezza il viso. E quindi credo proprio di scegliere quella da corsa per il momento, perché mi servirà anche per fare una cosa dopo, magari nella prossima parte, non lo so. Comunque, assegniamo lo strumento e usiamo la bici da corsa. Oh, guardate come sfreccia il nostro Dark. Che succede? Basta, scendiamo dalla bici. Di qua cosa abbiamo? Benvenuto all'istituto insegna mosse. Hai con te un Pokémon, aspettate un attimo che mi sto ingarbugliando a fare schifo. Hai con te uno dei Pokémon ricevuti da un professore? Qualunque sia il suo stadio evolutivo, se ti è abbastanza affezionato, posso insegnargli una mossa davvero speciale. Una mossa combinata, che dici? Vuoi che gliela insegni? Ma sì, questo Pokémon non ti è ancora abbastanza affezionato. Vabbè, comunque sia, ci sono questi due uomini che insegneranno delle mosse ai vostri starter, o qualsiasi starter di ogni altra regione. Lui, se non erro, provvederà a far apprendere a uno dei vostri starter erba patto, fuoco patto
è acquapatto, mentre quest'uomo qui farà prendere al vostro starter le mosse eccelse, ovvero idrocannone, radicalbero ed incendio. Quindi magari ritornate in questo esatto punto quando ne è il momento, quando è il momento necessario e quando i vostri Pokémon raggiungeranno lo stadio evolutivo finale. Ok, qui non abbiamo nessuno da quanto ho visto. Tu chi sei? Mi dici qualcosa? Tu segui il Navitalk, fanno dei programmi interessanti ultimamente. Ma lo seguo ogni tanto. E dicono sempre stupidaggini. Ma qui c'è l'altra delle quattro sorelle. Io sono la seconda delle quattro sorelle de Bussola. Di qua si va al percorso 118, percorribile solo con il Pokémon, con Pokémon che conoscono la mossa Surf. Ma se non erro ci stanno degli allenatori qui. Percorso 118, esatto. Lei è una profumina. Il profumo dei fiori ha un potere magico che purifica corpo e anima. Ok, parte la sfida di Rosita Profumina, che possiede Oddish. È un altro Pokémon, non so chi sia. Molto bene. Entriamo in campo con il nostro Grovyle, che verrà sostituito tipo adesso da Swallow. Comunque ragazzi, niente, questo episodio durerà parecchio per via della grande metropoli che è Ciclamipoli, anche perché adesso dovremmo ancora esplorare il piano superiore. Vi farò vedere tra poco, non c'è tutto sto granché, ma dovremo recuperare qualche strumentino. Allora, prossima ed ultima scelta, Roselia. Intanto battiamo questi allenatori velocemente. Zam, zam. Ok. Veleno, veleno punto. Grazie, grazie mille per avermi avvelenato. Deve sempre capitarmi una cosa del genere. Vabbè, comunque sia, Swallow sarà il 24. Ci stiamo proprio preparando per la palestra di Walter, che tra l'altro non penso di usare. Cioè, non penso di usare Swallow, però io mi preparo comunque. Tu chi sei? Se uno dei tuoi Pokémon conosce Surf, potrai attraversare i fiumi e il mare anche senza barca. I Pokémon sono incredibili. Lo so da tanti anni, carissima. Comunque qui troviamo una squama a cuore. E fatemi un attimo vedere se ci sono degli strumenti nascosti. Non c'è niente. Vabbè, intanto qui troviamo della polvostella. No, mi sa che non c'è altro. Tu sei un allenatore? La mia musica arriverà al tuo cuore. Ah, ok. Parte la sfida di Reno chitarrista. E di Pancreas? Oddio, uccidetemi adesso. Allora, Magnemite. Dunque. Magnemite. Cresci pugno. Sono pronto. Spam. Nessuno mi fermerà. Ok, l'attacco di Sceptile. Sì, Sceptile. Grovyle aumenta. Ma ci paralizza. Attenzione al tuono shock di Magnemite, che non fa proprio niente. Proprio. Cresci pugno su Magnemite e KO. Benissimo. Livello 26 per il nostro Grovyle. Continua ad aumentare. Prossima scelta, Wishmore. Continuiamo, perché Wishmore tra l'altro è un Pokémon di tipo normale, quindi le mosse di tipo lotta fanno parecchio danno, ma siamo paralizzati e non possiamo agire, quindi questa è la nostra grandissima fortuna. Va bene. Dai, ok, cresci pugno. Sbam! Addio Wishmore. Ci siamo? Sì, abbiamo vinto sul Reno chitarrista. La 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 la. Ok. Allora, tu non sei un allenatore, vero? Un Pokémon che nuota con eleganza nel mare sconfinato. È una visione stupenda, non trovi? Con la mossa Surf è possibile solcare i mari sul dorso di un Pokémon. Che novità, ragazzi. Allora, adesso c'è un pescatore. Suppongo che abbia dei Pokémon di tipo acqua. Beh, se non altro. L'attrezzatura è fondamentale per i pescatori. Ma per gli allenatori fondamentali sono i Pokémon e il cuore, naturalmente.
Quindi niente, ho messo Electric primo apposta per magari fargli fuori il Carvagna. Eccolo qui. Ok, vai Electric. Quindi usiamo Scintilla su Carvagna. Bam! KO in un attacco. Carta vetro di Carvagna ci toglierà qualche punto vita, ma fa niente. Abbiamo sconfitto Ernest Pescatore. Ok ragazzi, ci siamo. Non ci dovrebbero essere più allenatori. No, infatti. E neanche strumenti, cioè non ci sono proprio strumenti. Adesso, prossima cosa da andare a fare. Salire sul piano superiore. Scendiamo da Sabici, che è tipo impossibile. Ok, lui mi parla del Navi... del Navi Talk o del Navidex, non ho visto bene. Va bene, va bene, va bene. Ci troviamo al piano di sopra, che sarebbe... non so cosa, oddio, è una struttura fighissima. Segnala un Pokémon qui. Tylo. Incontrato per ben 4 volte. Ma sta lì sopra. Guarda lassù. Eh sì, lo so, c'è Tylo. Che invidia Tylo. Se ne stanno là con il vento che scompiglia le loro piume. Già, proprio così. Allora, è un veicolo a forma di Pokémon. Io che ho pensato lì per lì che fosse un Rhydon. Vabbè, comunque sia. Che trollata epica. Poi, da questa parte dovrei trovare uno strumentino molto particolare. Che potrebbe anche servire, attenzione. Ce l'ho da lui. Ehi, stammi a sentire. Ho un plessimetro che apparteneva a un famosissimo musicista. Se proprio insisti posso cedertelo per 1000. Poche soldi. Che ne dici? Ma sì. Quindi otteniamo il plessimetro. Grazie. Beh, è vero, avrei anche potuto dartelo gratis, ma non è così che va il mondo, sai? Se lo vuoi... Se lo dai a un Pokémon e gli fai usare ripetutamente la stessa mossa, questa diventerà sempre più potente, quindi è parecchio utile. Ah, ho dimenticato di dirti che quel famosissimo musicista sono io. Ah, quindi poca autostima, mi dicono. Sì, sì. Molto bene. Qui non ci dovrebbe essere altro. Tutto molto tranquillo e sciallo. E basta. Cosa c'è? Che succede da questa parte? Chiudi gli occhi e apri le mani. Opla, libero! D'ora in poi appartiene a te. Oh, otteniamo una pepita così, ma... Molto bene, spero ti porti fortuna. È una pepita, fanne tesoro! Perché ricorda, è la mia pepita. Ma... Mi hai concesso di... C'è gente strana, parecchio. Oh... Cosa vedono le mie pupille? Davanti a me si staglia una pietra grezza in cui scintillio e offuscato dell'insicurezza. Una ragazza come lei potrebbe diventare una nuova stella delle gare? Oh? Oh, un altro allenatore promettente. Anche tu dovresti partecipare alle gare live come tutti del resto. Sarebbe proprio un peccato se non lo facessi. Ma... Ci ho già partecipato alle gare live, ma... Va bene, comunque sia. Avremo tantissime entrate, uscite o come dir si voglia, che portano praticamente al piano terra di Ciclamipoli. Quindi ovunque andrete sarete sempre nello stesso punto. Non dica così, signora, la vera bellezza non ha niente a che fare con l'età. Guardi me, sono ancora piuttosto arzillo, no? Mi do da fare con i miei Pokémon per costruire basi segrete. Aha. Vediamo tipo quel tizio che ci sta provando con la vecchietta. No, non si fanno queste cose. C'hai già un'età, Va bene. Comunque sì, ragazzi, penso di concludere qui il mio episodio di oggi. Nella prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha andremo probabilmente a battere Walter, capopalestra di Ciclamipoli. E quindi penso di dedicare interamente l'episodio a quello. Quindi non mancate assolutamente, lasciate un pollice in su per questa parte, condividete se volete, commentate dicendomi la vostra
E niente, vi ricordo di passare sempre sul canale di LordyKholder94 se volete vedere la guida Pokémon Rubino Omega, invece di passare anche su PokémonTimes.it se volete restare aggiornati su tutte le novità inerenti ai Pokémon. Mentre sotto in descrizione trovate tutti i social network e tutte le cose che magari vi possono anche servire e interessare. Quindi Dark vi saluta e ci si becca con la prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha. Non mancate! Ciao a tutti!